Buonasera e benvenuti all'appuntamento con Dentro la Notizia, la trasmissione di approfondimento di Teleponte ed Econews.it. Parliamo questa sera di un argomento che speriamo di questi periodi ci addolcisca un po' il palato e comunque parliamo di un settore in grande potenzialità di espansione in Abruzzo ed è il settore vitivinicolo. E ne parliamo con i fratelli Roberto e Domenico Terzini che hanno una cantina a Tocco di Casauria. E sono freschi di un grande riconoscimento nell'ambito del Rosé del Concours Mondial de Bruxelles, dove molte cantine abruzzesi hanno ritenuto tutti premi e onorificenze di tutto lustro. Loro hanno riportato la gran medaglia d'oro e il premio Rivelazione del vino italiano 2021. Per un loro vino, in particolare il Cerasuolo d'Abruzzo DOC, che ecco, lo potete vedere in prima fila. Come si è svolta questa competizione? Intanto quanta soddisfazione Allora, c'è dopo tanto lavoro nel riconoscimento per il vostro vino? sicuramente è stata una notizia importante in un momento così difficile, quasi inaspettato. Anzi, dire il vero, abbiamo mandato i campioni un mese e mezzo fa. Sinceramente, quasi ci eravamo dimenticati di averlo fatto, cioè di aver partecipato al concorso. Però poi, durante queste belle giornate, insomma, arriva questa bella notizia a cercare di risollevare un po' gli animi che in questo periodo di lockdown, di Covid, che stiamo assistendo, insomma, abbastanza importante e gratificante. Piuttosto, adesso in questo periodo di crisi, settori tutti in difficoltà, il vino, la produzione del vino come va invece? Guarda, Non per la si ferma. produzione La io... vigna non si ferma, il Ecco, io lavoro. per questo lascerei la parola a mio fratello che si occupa della Domenico. produzione. Buonasera a tutti. Appunto, l'agricoltura non si ferma, i vigneti non si fermano. Quindi bisogna coltivarli, anzi, meglio rispetto agli altri anni, perché le condizioni meteo, il clima sta cambiando e quindi ci stiamo anche reinventando il modo, i metodi di coltivazione dell'uva, quindi dei vigneti. Non si ferma, la concimazione, la potatura, tutte le fasi invernali, autunnali e invernali, dopo la vendemmia vanno eseguite e hanno delle tempistiche ben precise. Covid o non Covid o Covid. non E poi la Covid. commercializzazione che forse subisce registrate, che ha subito anche lì una fase d'arresto. Quello è stato quello che a oggi, da un anno a questa parte, perché proprio oggi è 18 marzo e tutto è iniziato il 9 di marzo di un anno fa, ci ha destabilizzato in modo degenerativo, cioè nel senso le vendite sono crollate, c'è stato un piccolo spiraglio quest'estate, l'estate scorsa, ma ha lasciato il tempo che trova perché dopo ottobre-novembre abbiamo pagato le conseguenze. Il Natale non si è fatto, cioè tutte le feste, tutte le varie cose non si è fatto e quindi a livello commerciale Beh, certo, se ci ne sono stati risente. grandi problemi. C'è da dire che la cantina Terzini, adesso parleremo di questo Cerasuolo che ha avuto questi bei grandi riconoscimenti. Voi producete tutti i tipi di vino, il bianco, il Montepulciano, e vendete prevalentemente in Italia o anche all'estero? Di questo magari ne parlo un po' più perché, diciamo, mentre Domenico si occupa un po' più della produzione, quindi dai vigneti fino al prodotto finale che comunque arriva sulle nostre tavole, io, diciamo, mi occupo un più dell'aspetto Commerciale. commerciale con tutti i nostri collaboratori, che anzi saluto e ricordo che questo premio è condiviso con loro e con tutte le persone che comunque ci Certo. seguono, perché altrimenti non avrebbe senso il grande sacrificio che facciamo. Io volevo un attimo riprendere il discorso lockdown e quindi come ci siamo dovuti reinventare, perché è vero, è stato un anno difficile. Noi che eravamo abbastanza orientati sull'horeca, quindi la ristorazione di qualità, le enoteche, eravamo molto spinti e concentrati su questo aspetto. Ci siamo dovuti un po' reinventare i canali commerciali per cercare, insomma, comunque di poter arrivare nelle tavole dei nostri amici, che comunque mangiando più a casa
Non tutti hanno rinunciato a un buon bicchiere di vino, anzi, molte famiglie si sono trovate a comprare online. Ecco, su questo magari lo accendiamo. Noi abbiamo fortemente costruito magari questa ripresa sul mondo digitale, che oggi Insomma, bisogna aprirsi alla modernità, se no oggi assolutamente sì, non si esatto. Noi procede. ci siamo buttati studiando bene come poter affrontare questo mondo digitale. E devo dire che siamo riusciti comunque a piazzare i vini un po' in tutta Italia e questo ci ha permesso comunque di farci conoscere, di ultimare tutte le annate dello scorso anno e presentarci subito per quest'anno in attesa che tutto si riapra con già tutte le annate nuove. E questo del premio arriva proprio dopo che noi abbiamo prodotto con Domenico il vino già a dicembre, fine dicembre, primi di gennaio eravamo già pronti in bottiglia, quindi ha avuto quel tempo necessario in bottiglia affinché magari. Forse questa è stata, non so, la fortuna. Nel giorno della degustazione di questi 1.000 vini che erano in gara, ha superato Su 1.000 vini, su insomma, 1.000 vini, ma insomma. da quanto tempo? Devo dire che il mondo dei vini rosati in Abruzzo, nonostante il cerasuolo sia sempre stato un ottimo vino, però diciamo che negli anni subivamo un po' la concorrenza dei vini francesi, sicuramente anche veneti. Adesso è da qualche anno che i nostri rosati e soprattutto il nostro cerasuolo d'Abruzzo, DOC, si è imposto. Quanti anni, quanto lavoro ci vuole per ottenere una bottiglia Guarda, poi io di pluripremiata? questo poi lascio la parola a Domenico, voglio spendere una parola pro Abruzzo, perché comunque noi ne abbiamo viste passare di tutti i colori, anche dal famoso, no, diatriba Montepulciano, d'Abruzzo, nobile di Montepulciano, però abbiamo comunque secondo noi anche degli altri fiori all'occhiello, uno è sicuramente il pecorino che ormai, Il no, è pecorino super oramai ha conosciuto, invaso il mercato, un esatto, ottimo. ma il cerasuolo. Il cerasuolo è un rosato tutto pasto. No, non possiamo neanche più, secondo me, definirlo solo rosato, perché si può veramente degustare in tutti i modi, dall'aperitivo al primo e con i piatti tipici teramani, Pesce, abruzzese, è uno carne, ah spettacolo, certo. possiamo dire. Pesce, carne, quindi veramente ha la possibilità di essere abbinato in Un maniera pezzo di impressionante. pecorino. Va veramente bene. Poi su questo lancio giusto una freccia a pro mio fratello. Noi quando abbiamo iniziato a studiare, no, come fare, cioè quindi l'approccio, la filosofia, lo stile da mettere in questo vino, devo dire che lui ha avuto un'idea lungimirante, cioè fare un cerasuolo da 14 gradi. Ora tu mi direi come si fa? E io ti rispondo, fattelo dire dal produttore. Produttore Domenico. Allora, intanto ricordiamo che la cantina Terzini è nata, l'avete messa in piedi, in particolare Domenico si è adoperato per metterla in piedi già nel 2009-2010. Come si arriva a un cerasuolo così? Allora, Quanto lavoro c'è dietro? Insomma, ce lo descrivo un po'. certo, la prima cosa che dobbiamo sfatare, perché quando andiamo in giro è che sento dire, ma il cerasuolo si fa con il bianco messo un po' di rosso? Beh, E vabbè. lì mi cadono veramente le braccia perché dico, cavolo, siamo messi proprio male. Il cerasuolo consideriamo che è il fratello del Montepulciano. Diretto fratello del Montepulciano. Cosa significa questo? Che il cerasuolo viene fatto con l'uva Montepulciano, quindi un vino rosso. E qual è la differenza tra un vino rosato e rosso? È appunto la saper scegliere innanzitutto l'uva, il momento della raccolta dell'uva, che è importantissimo, la fermentazione di un rosato, di un cerasuolo che dura circa un mese abbondante. E soprattutto la temperatura di fermentazione, che è molto molto importante. Poi ci sono tantissime tecniche per fare il cerasuolo. Io ne ho adottata una di mio istinto dall'inizio, che mi ha dato subito ragione. Poi negli anni l'ho un po' perfezionato, l'ho un po' migliorato, fino a quest'anno che ho comprato un'ulteriore attrezzatura per facilitare e migliorare tutto l'aspetto agronomico dell'uva, Insomma, quindi del mosto e quindi a sua volta non nasce del dal vino. nulla un Quindi ci vino di un vuole certo. tanto, tanto lavoro in cantina, ma soprattutto la base di tutto è l'uva, il vigneto.
Considera che il 90% di un buon risultato di un vino viene dalla campagna, dall'uva. Che voi curate, voi lavorate la vostra uva, i vostri Assolutamente sì, vitigni? abbiamo 25 ettari di superficie vitata nelle varie tipologie di uva, e tutti di proprietà. Abbiamo una nostra cantina, anzi, colgo l'anteprima, stiamo facendo una nuova cantina che sarà pronta, spero, nel più breve tempo possibile, perché Sempre a Covid, tocco da sempre a Casauria. tocco da Casauria, decentrata dalla cantina storica nata nel 2009 e decentrata giù sotto al paese. È una bella realtà che ci darà tante Insomma, soddisfazioni. non ci si ferma, non Non ci si può fermare. Però Roberto diceva, un vino, ottenere un vino rosato, un cerasuolo di 14 gradi, lo ha detto. sì. Ora, forse a qualcuno può sembrare nulla la gradazione di un No, ma vino, ma non in è solo la fondo è la gradazione. cosa fondamentale e mi sembra una gradazione. È importante, importantissimo, perché mi riallaccio a quello che ho detto prima: per avere 14 gradi di grado alcolico dentro la bottiglia, quindi il vino, significa che si parte da un'uva o da un grado zuccherino dell'uva di almeno 21-21 e mezzo gradi Babbo, che sarebbe il grado zuccherino dell'uva. La trasformazione durante la fermentazione da zuccheri ad alcol fa sì che diventa 14 gradi, e quello lo fai solo ed esclusivamente sul vigneto, quindi una diradazione mirata e manuale, ci tengo a dirlo, manuale dell'uva durante l'estate, la scelta dei migliori grappoli durante la maturazione e soprattutto durante la vendemmia, durante la raccolta, selezionare proprio il grappolo in sé per sé, per far sì che venga un prodotto di questa qualità, di questa importanza. Quindi questo è. L'ultima cosa che ci tengo a dire: Prego. quando abbiamo iniziato, che è il primo anno che abbiamo vinificato, che abbiamo fatto questo cerasolo a 14 gradi, il mercato ha sempre visto 13 gradi, 12 e mezzo, 13 gradi. Noi siamo usciti con 14, e mi ricordo alcuni amici dicevano: ah, questo vino 14 gradi, Sono troppi, sono danno un troppi. po' alla Il testa. cliente finale si impressiona e dice: fa male alla testa. No, è tutto il contrario. Il grado è solamente la percezione che si ha sulla lingua. Quello è l'alcol, il grado del vino. Poi l'equilibrio di tutto il vino non si sente assolutamente il 14 gradi. Quindi quello è un Non è segreto. più amaro, più aspro o Assolutamente più no. forte, insomma, al Assolutamente no, e palato. assolutamente il discorso: ah, mi fa male la testa e mal di testa, non c'entra niente il grado alcolico, Quello forse è assolutamente più la no. qualità È del la qualità vino. che fa male alla testa. Dicevamo, Roberto, che insomma, l'Abruzzo sta eccellendo adesso per produzione di vino, è uno dei nostri fiori all'occhiello. Un po' in tutte le province, un po' tutte le nostre colline insomma, hanno vitigni, cantine, stanno nascendo consorzi. Cosa ci manca in Abruzzo per arrivare ad essere come le grandi cantine del nord-est, del Piemonte, della Toscana? Insomma, perché Guarda, c'è qualche sono peggiori i nostri vini? assolutamente no. Io non credo che la qualità sia sinonimo di successo o no di una regione. Anzi, i dati, i risultati, non in questo concorso in particolare, quello mondiale di Bruxelles, ma anche in tutti gli altri, l'Abruzzo eccelle sempre. Anzi, troviamo delle realtà che veramente sono sempre i primissimi posti. Ci sono nomi altrettanto importanti che veramente vale la pena visitare e assaggiare. Il problema, secondo me, è un po', magari qui lanciamo anche, no, un po' di provocazione, riguarda un po' la mentalità che hanno sia alcune realtà, colleghi, che purtroppo tra di noi facciamo difficoltà a trovare, a fare rete, a creare, no, quella sinergia unanime che va tutti nella stessa direzione, cosa che per esempio in Piemonte, Veneto, Toscana sono veramente coordinati, e si vede e si sente la differenza quando a livello, no, internazionale ti vedi delle regioni così organizzate, si vede e si sente. L'Abruzzo purtroppo a volte viaggia per fatti suoi, ogni cantina guarda chiaramente i propri interessi, che magari in un breve periodo può anche portare, no, la fortuna di queste realtà, ma alla lunga è perdente assolutamente. Devo dire che negli ultimi anni qualcosina sembra che stia migliorando, sono sincero, soprattutto con l'arrivo di
nuove realtà, giovani, magari ragazzi come noi che ci Sì, credono, hanno c'è un ritorno, passione. devo vedere, devo dire che Certo. insomma adesso molte cantine Assolutamente. sono tornate in mano ai Allora, giovani no, no, questo è importante. ed è importante Noi ci che... siamo appassionati ovviamente dopo che i nostri nonni, mio padre e con le sue sorelle, hanno portato avanti l'azienda di famiglia, però noi ci siamo proprio appassionati. Oggi non esiste un pranzo, una cena senza un po' di vino, ma non solo nostro, ci piace anche degustare, andare fuori, allargare un po' gli orizzonti. E questo Ma penso che... soprattutto che sia un buon vino, perché devo dire, forse Assolutamente. oggi il cliente Certo. sceglie, insomma, inizia a scegliere una bottiglia di qualità, un vino di No, no, qualità. assolutamente sì, anzi, Non di ci questo si... è pure importante far sì che vengano menzionate anche quelle persone che nel settore, io vedo tanti appassionarsi, fare corsi da sommelier, studiare anche no, in internet, quindi proprio appassionarsi al mondo vino. Quindi è una cultura che piano piano si sta allargando, io parlo a livello generale, però l'Abruzzo, ripeto, deve iniziare a fare rete, a coordinarci meglio. Sì, le grandi realtà devono... Ma il problema è vostro, dei produttori, o è Guarda, a livello politico? Io io do adesso un. poi Poi questa l'allargo anche a Domenico, la facciamo rispondere. domanda. Per me, dal mio punto di vista, è un 50 e 50, un bel 50 ai produttori magari della vecchia guardia che non vogliono rendersi conto che possiamo fare bene se ci uniamo e ci magari calmeriamo anche dei prezzi. A volte vedo in maniera impressionante vendere del Montepulciano all'estero a dei prezzi che personalmente noi non riusciamo neanche a farci il vestito, cioè senza vino. Uscire a quel prezzo per noi sarebbe impossibile. Quindi purtroppo vedo delle svendite, purtroppo fare pur di entrare, di vendere in dei mercati e questo secondo me non è bello. Quindi un 50% di colpa io la do a delle realtà. Noi non scendiamo a compromessi, nel senso che produciamo vini di qualità e ci piace valorizzare quello che è. Poi sta al cliente capire e apprezzare se quel vino vale quel prezzo oppure no. Poi dall'altra parte le istituzioni pure hanno, secondo me, una bella dose di colpa, anche se in questo momento storico capisco che si devono dedicare anche ad altri problemi Sicuramente, sanitari che però sono insomma, in sicuramente più importanti. generale l'agricoltura, partiamo Ecco. dall'agricoltura, quindi proprio dalla coltivazione delle piante, che come ci diceva Domenico, risente anche del clima, della situazione ambientale. Ci sono state sempre un po' lamentele, polemiche. Diciamo che quello che dovrebbe essere il nostro settore di punta in Abruzzo è un po' dimenticato. È così? Assolutamente sì, ma non è solo l'Abruzzo, è l'Italia intera che Ah, è una politica generale. l'agricoltura è uno dei primissimi settori trainante di tutto il PIL della nazione. Poi ci sono delle regioni che, come l'Abruzzo, lo fa forte, cioè nel senso l'agricoltura in Abruzzo, quindi che sia vino, che sia olio, che siano cereali, è molto importante, c'è cioè un grandissimo fatturato. Oggi purtroppo l'Abruzzo è, non dico l'ultima ruota del carro, ma quasi. E poi quando andiamo al Vinitaly o a degli eventi importanti Che purtroppo quest'anno dove, salteranno, che causa anche Covid, quest'anno, anche anzi questo. lo diciamo in anteprima, salterà anche quest'anno, quindi appunto per questo Covid che c'è e che non ci vuole lasciare. Però bisogna fare veramente comunicazione. Invece è da dire Tantissimo. che quando si va a queste iniziative, i vini, comunque i prodotti tipici Ma appunto abruzzesi io hanno sempre grandi cioè, successi. volevo proprio ribadire questo, che mo, lasciando perdere la cantina Tersini, i vini Tersini, questi due grandissimi riconoscimenti presi, in questi giorni non c'è stata comunicazione perché ci sono altre realtà, altri miei colleghi che hanno preso anche medaglie d'oro, medaglie d'argento e che nessun ente, nessuna comunicazione è stata fatta. Quindi un danno per l'Abruzzo. Dovrebbe esserci però dal 4 al 6 giugno prossimi, sempre Covid permettendo e tutto permettendo, 3 giorni sul food, qui in Abruzzo, sul food pairing all'Aquila, cioè l'accoppiamento Certo. vini, cibi. Voi parteciperete? Sì, noi come diciamo vincitori di questo premio, Ah, di diritto ci hanno siete invitato, quindi. automaticamente invitati. Esatto, sì. Quindi Quindi diciamo che insomma,
un qualcosa si No, tenta di ma intanto si fare? cerca di fare, secondo me possiamo fare molto di più, però mai Per accontentarci. esempio cosa? Ecco. Cosa? Ecco, se voi poteste chiedere ora, scompare il Covid, siamo in una Certo. situazione di ripartenza dell'Italia e anche della nostra Guarda, regione, ormai cosa penso. chiederesti alle istituzioni, a chi di Guarda, dovere? Domenico l'ha detto chiaramente, la comunicazione è il fatto proprio di appartenenza di tutte le realtà, no? Che vadano tutte nella stessa direzione con l'ausilio delle istituzioni. L'ausilio in senso non solo economico, in tutto quello che concerne le attività interne e collaterali, tutto. Poi ovviamente sta nelle varie riunioni che si dovrebbero iniziare a fare, quindi questi tavoli rotondi tra produttori e istituzioni, trovare la chiave migliore per raggiungere e recuperare quel gap rispetto alle altre regioni. Quindi da fare ce n'è tanto. Allora, non potendo parlare non più di tanto delle iniziative che si faranno, perché abbiamo detto che Vini Italy, Con un che è punto una di interrogativo. quelle più di lustro, è saltata anche quest'anno, quindi punto interrogativo su tutte le altre, io voglio ricordare comunque che non nasce da nulla questo riconoscimento, perché voi già con il Cerasuolo d'Abruzzo DOP nel 2019 siete stati selezionati nel concorso Five Star Wine Italia, proprio al Vini Italy, e anche insomma, quello attestandosi tra i primi 5 vini rosati Sì. italiani della guida Five Star. Tra i migliori vini a 5 stelle, anche il Trebbiano d'Abruzzo DOP con 90 punti su 100. Insomma, quindi Devo dire che ultimamente di riconoscimenti ne ne arrivano. avete Questo, no, avuti. ripeto, questo non è la fine, sai, uno dice arriva il premio, uno si tranquillizza, no, si siede sugli allori, non è così. Quando arriva un premio è semplicemente un punto di nuovo di partenza per ricreare il nuovo obiettivo, cioè dove vogliamo arrivare. Noi, ad esempio, è toccato un vino che personalmente a noi piace tanto e che causa anche l'arrivo del pecorino è stato un po' messo da parte, ma per noi il Trebbiano d'Abruzzo rimane al centro del nostro core business. Ci crediamo tanto, investiamo tanto per produrlo, come diceva mio fratello, con rese basse per cercare di tirar fuori le migliori caratteristiche organolettiche e devo dire che non ha nulla da invidiare a altri bianchi d'Italia. E come dicevi prima tu, è stato apprezzato a bottiglie coperte, Insomma. perché ricordiamo che i concorsi, no, per qualcuno, sai, può essere, no, non capito, ma i concorsi, quelli internazionali, si fanno a bottiglie coperte, quindi nessuno dei degustatori e di chi darà le valutazioni sa e conosce la cantina che sta degustando. Quindi, quando veramente a un Vinitaly, quindi 5 Star, o a un concorso mondiale di Bruxelles, o ad altri concorsi, ne sono tanti, uno prende un premio, devo dire che per noi produttori è veramente sentito, perché vuol dire che alla cieca ha superato tante, no, tante sfide. Beh, Quindi certo, cioè, poi bisogna superare quelle del mercato quelle e poi, vabbè, è sta a lì. noi e ai nostri collaboratori essere bravi. Domenico, i prossimi obiettivi, cioè, la cantina Terzini si ferma qui con ottimi vini che hanno avuto sempre riconoscimenti, e il Cerasuolo che ha avuto la medaglia, la gran medaglia d'oro e il premio Rivelazione del 2021. Vi fermate qui, visto che tu sei quello più addentro alla lavorazione del vino e alla vinificazione? Assolutamente no, infatti proprio nei prossimi mesi impianterò altri 3 ettari di un nuovo vigneto, quindi l'azienda, la cantina Terzini Si cresce, espande. cresce Si di... espande con la sede, ci hai detto prima, Si espande adesso con la anche sede, ma proprio anche con le con piante, i vigneti, con altri vigneti, perché un mio obiettivo è quello di far crescere sempre di più il vino di qualità e tutto prodotto da noi, da me. Colgo l'occasione che con questo premio devo ringraziare tutti i nostri collaboratori, sia di campagna che di cantina, che senza di loro non Beh, avremmo certo, potuto non raggiungere nasce da questi solo un obiettivi, quindi successo. volevo ringraziare tutti quanti loro. E niente, non ci fermiamo qui, Ma attendiamo. cosa hai in mente con questi nuovi vitigni, con questi nuovi, con questo allargamento Non della vi dirò cosa, ma un Ah. vino invecchiato, un Ah. vino, non vi dirò la tipologia, ma un vino invecchiato.
quindi appena saranno pronti i locali, Ci li lasci lascio un attimo con il succo in con bocca. succo in bocca e con l'idea di ritrovarci a breve per farvelo Per conoscere. assaggiare un nuovo vino, magari premiato nuovamente, perché no? Nuovamente, Ma non ci arriviamo qui. Ce lo auguriamo, noi ci proviamo. E dal punto di vista del marketing, invece, i prossimi obiettivi, quali Allora, potrebbero essere tra le difficoltà che abbiamo già detto, invece? noi chiaramente vi invitiamo a seguirci sui canali social, perché oggi è sicuramente uno strumento di comunicazione, oltre che la TV, chiaramente, quindi Facebook, Instagram, LinkedIn, Siete siamo ovunque, presenti ovunque. e vendetevi non potendolo più fare. No, vabbè, a parte il Venere, ma noi ci mettiamo proprio la faccia, quindi ci piace comunicare, raccontare proprio la vendemmia, raccontare i momenti più importanti di tutta l'annata fino a che non si arriva alla bottiglia finale. E quindi ovviamente se uno ci segue sui social è sempre aggiornato costantemente. Continueremo ad investire, abbiamo creato una community di appassionati, li abbiamo chiamati wine lovers della cantina Terzini, ce ne sono tanti. Ci Appunto scriveremo allora, ci sì, per chi è scriveremo. appassionato dei nostri vini, anche capire come degustarli, abbinarli con i migliori piatti da fare a casa oggi, perché chiaramente non possiamo fare nulla, però O siamo da diventati tutti grandi asporto, perché poi anche dei chef. grandi ristoranti adesso si stanno Esatto. dedicando all'asporto dove possibile. Esatto, e anche con grande successo, anzi ricordiamo e diamo un caro saluto ai ristoratori perché per loro credo che sia molto più difficile perché stanno Stanno pagando pagando un prezzo veramente molto un alto. prezzo molto alto. Io spero che appena tutto questo, insomma, andrà a scemare, a finire, loro potranno recuperare con l'interesse, perché io personalmente ho grande voglia di tornare a mangiare al Ah ristorante beh, e così come me penso certo. tante, Ma tante anche il altre vino è persone. un conto Certo. e berselo per quanto puoi cucinarti dei buoni Certo, piatti, un conto è berselo da soli a casa, certo. è un conto è con gli Beh, amici al ristorante. Questo assolutamente è sì. poco ma sicuro. Qualcosa in mente per lanciare un nuovo premio per questo vino che hai in mente, Domenico, che non ci vuole Guarda, dire? io partecipo ai concorsi, ma con i suoi vini, quindi lui lo produce e io partecipo. Vediamo se la combo anche questa volta ci dà E se ragione. riusciamo a confermare, insomma, questi riconoscimenti, Noi ci proviamo. noi ringraziamo Roberto e Domenico Terzini della cantina Terzini, di Tocco Casauria. A noi andiamo a degustarci i vini, poi vi faremo sapere, come sono. Intanto vi salutiamo, auguri per le prossime iniziative e per il prossimo premio che oramai diamo per scontato. Vabbè. E l'appuntamento con voi e con Dentro la Notizia nelle prossime edizioni. Grazie. Grazie. Forza l'Abruzzo!